Edizione di fine settimana per il telegiornale Flash di Casale Monferrato, partiamo dalla cronaca. Un cinquantenne di San Salvatore Monferrato è stato arrestato dai carabinieri per estorsione e maltrattamenti nei confronti dei genitori. Agricoltore senza precedenti penali è stato portato nel carcere di Alessandria dopo l'ennesima aggressione nei confronti del padre e della madre ottantenni con cui abitava. Sono stati proprio loro a rivolgersi ai carabinieri della stazione di San Salvatore per mettere fine ad una dolorosa storia di violenza domestiche nascosta per troppo tempo. Tutto è partito dalla querela presentata da una trentenne di Balsola. Al termine di una serie di accertamenti, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà per diffamazione e molestie un 31enne incensurato del luogo. L'uomo avrebbe postato su Facebook delle fotografie della trentenne e della sua famiglia, accusandoli di vari reati, tra cui il maltrattamento di anziani e il danneggiamento di auto in sosta. Il 31enne avrebbe poi molestato un'altra componente della famiglia, una ragazza ventenne, chiedendole con dei messaggi proprio sul social network alcune foto hard. Mai abbracci furono così interessati. Con l'aiuto di un'avvenente ragazza, una banda avvicinava anziani per sfilargli orologi o altri preziosi. Una brillante operazione della polizia di Casale Monferrato, a seguito di un'articolata indagine denominata proprio Lethal Hugs, ovvero abbracci letali, ha portato a sgominare la banda formata da 5 persone di origine rumena, tutti uomini tra i 32 e i 24 anni. Tutto è iniziato con la denuncia di un cittadino casalese di 82 anni. Mentre si trovava in piazza Cesare Battisti, l'uomo era stato avvicinato da una giovane donna piuttosto avvenente che lo aveva irretito con alcune avance, abbracciandolo per qualche secondo. Dopo qualche istante dall'allontanamento della donna, l'82enne si era subito reso conto che non aveva più al polso il suo orologio Rolex marca Oyster del valore di 10.000 euro. L'attività investigativa si è conclusa con la contestazione di 17 episodi simili, quasi tutti riguardanti orologi preziosi. Ogni mattina i componenti della banda si dividevano e si recavano in varie città del Piemonte, della Liguria e della Lombardia. Qui monitoravano i movimenti di persone di età avanzata, preferibilmente di sesso maschile, in possesso soprattutto di Rolex, al fine di agganciarle con velate avance di natura sessuale. Un capriolo è stato travolto e ucciso da un'auto in viale 13 Martiri a Casale, a fianco dei giardini della stazione all'altezza del campetto da basket, dopo aver sfrecciato a tutta velocità nel centro storico cittadino. L'animale, che era probabilmente alla ricerca di acqua e cibo, ha poi girato in viale Cavalli d'Olivola, ha attraversato i giardini di viale Crispi e, quando ha deciso di puntare verso la stazione ferroviaria, è sbucato all'improvviso saltando sul parabrezza di una Skoda che stava viaggiando in direzione della rotonda. Sarà composta da esponenti che operano in diversi settori del tessuto sociale e produttivo della città. La lista civica Difesa e Ripresa si inserisce nello scacchiere politico casalese, scendendo in campo a fianco del Centrodestra Unito per sostenere la candidatura a sindaco di Federico Riboldi. Il direttivo è composto dal portavoce Fiorenzo Pivetta, Beppe Abbenante, responsabile della comunicazione, il tesoriere Francesco Mazzucco e poi Fabrizio Baiardi, Cristina Caligari, Ilaria Fiore, Stefano Granziero, Paolo Libero, Tina Narcai, Simone Porta, Giuseppe Primatesta e Paola Pugno. È stato firmato il concordato d'uso della chiesa di Santa Caterina, che consentirà all'associazione omonima di gestirne la valorizzazione, le aperture e l'attività quotidiana. Il contratto di comodato d'uso gratuito ventennale, siglato con l'ente Treviso, proprietario della struttura, darà alla Onlus Santa Caterina un ruolo di primo piano nella gestione dell'importante edificio religioso cittadino, istituzionalizzando un'attività portata avanti già da 8 anni grazie all'impegno dei soci volontari. Intanto sono in corso indagini conoscitive sulle condizioni fisiche del monumento, i cui risultati saranno presentati nel corso dell'assemblea dei soci di Santa Caterina Onlus dell'11 aprile prossimo. L'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri, cerca nuovi volontari per l'assistenza all'ospedale Santo Spirito di Casale. Nei prossimi giorni partirà un corso di formazione articolato in 5 incontri di 1 ora e mezza ciascuno, che si svolgeranno al primo piano del Santo Spirito. Il primo appuntamento è per lunedì 8 aprile alle 18, con un'anteprima del corso. I prossimi incontri ci saranno martedì 9 aprile, giovedì 11, martedì 16 e giovedì 18 aprile, tutti sempre alle 18. I requisiti obbligatori per svolgere volontariato
Avo sono la maggiore età e 2 ore settimanali da mettere a disposizione. Per informazioni è possibile contattare l'Avo telefonando al numero 01 42 43 43 34 o scrivendo una mail a mirulla1960@gmail.com. Dopo l'UNESCO Agisco, il gioco di comunità a premi ideato dalla Regione Piemonte per coinvolgere i 101 comuni compresi nella lista del 50° sito della World Heritage List UNESCO, quest'anno si allarga per coinvolgere anche comuni al di fuori dell'area UNESCO. I comuni possono partecipare caricando i loro progetti sul sito www.ioagisco.it dal 1 aprile al 14 ottobre prossimo. La premiazione si terrà a fine novembre a Casale Monferrato. La disabilità vola domenica 31 marzo dalle 15 alle 18 al mercato Pavia di Piazza Castello a Casale. Ci sarà un appuntamento speciale organizzato a scopo benefico da Leo Club e Lions Club Casale Monferrato Host in collaborazione con il comune. All'interno del mercato Pavia verrà collocata una mongolfiera fissa specificatamente progettata per i disabili, solo per salita e discesa, sulla quale si potrà salire a offerta libera. La partecipazione è gratuita e prioritaria per tutti i disabili. Le offerte ricavate nel corso della giornata saranno interamente devolute a favore dell'assistenza dei giovani disabili della città. Visita guidata alla mostra Carlo Vidua, una vita in viaggio, sabato 30 marzo alle 16.30 con il personale del museo coordinato dalla cooperativa Solidarietà e Lavoro. Un viaggio alla scoperta della straordinaria collezione del viaggiatore monferrino che all'inizio dell'Ottocento percorse i 5 continenti. Non è necessaria la prenotazione, il costo è di 2,50 euro più il biglietto d'ingresso al museo. Appuntamento tradizionale per i cittadini casalesi e in particolare per gli appassionati di libri, Bucasale Crossing torna sabato 30 marzo. Dalle 10 alle 18.30 in piazza Mazzini chi vorrà potrà scegliere e portare con sé da 1 a 3 volumi tra gli oltre 2.000 messi a disposizione di tutti i cittadini. Unico impegno restituirli appena letti per rimetterli nel circolo di lettura e di scambio del book crossing e lasciare possibilmente un loro volume in uno dei contenitori a disposizione in piazza Mazzini. Anche in questa edizione, accanto alla tradizionale proposta di libri esposti intorno al basamento del monumento dedicato a Carlo Alberto, verrà predisposto in piazza l'angolo dedicato al progetto Nati per Leggere, con la possibilità per bambini e genitori di sostare, sedersi e leggere i libri a disposizione all'interno del book crossing. Nel campionato di Serie D, nuova trasferta per il Casale Football Club. I nerostellati domenica prossima 31 marzo se la vedranno con la Fezzanese. Reduci da un pareggio, i ragazzi di Mister Buglio saranno chiamati a fare di tutto per mantenere viva la speranza di giocarsi playoff. Fischio d'inizio del match alle 15.